Primo intervento con Sergio Zorzi, io sono uno dei rappresentanti di NPR Non Professional Rugby, ringrazio i miei soci che come al solito dicono di lavorare per NPR ma non fanno nulla, Valeria Modeo, Enrico Turero, Anna Larato qui dietro, Alessandro Tognoli, che loro fanno, ma poi lasciano delegano a me, grazie, questo scusa ma è una cosa che dovevo fare. Il protagonista di questi interventi sarà chiaramente Sergio con il suo bagaglio tecnico, giocatore, ex giocatore, giocatore e quant'altro, rugbista, e tutto, a tutto tondo ci insegnerà un po' cosa significa. Darò delle proposte, perché la parola insegnare non mi piace. Darò delle proposte, come do delle proposte anche ai giocatori, e poi gli allenatori, i giocatori scelgono. Questo sarà un po'. Io sbaglio da subito, ma va bene così. No, ma è giusto, ma giusto. Mi piace sottolineare questo. A me piace imparare, quindi sicuramente partiremo da questo inizio per dare un po' un'impronta un po' più tecnica del rugby, non solo non professional, che è quello che abbiamo cercato di fare fino adesso. Ma entreremo un po' nello specifico, pensando che questo possa aiutare i nostri lettori, i nostri appassionati, chi vuole avvicinarsi a questa cosa, sfruttando, tra virgolette, anche formazione e appunto la preparazione che Sergio Zorzi si porta dietro e ha, ed è storia qui di tutti, insomma, non è che devo venire a dire chi sei in questo momento, perché questa è una cosa che gli appassionati e i conoscitori del rugby sanno e quant'altro. Forse vorrei approfondire un po' di più anche formazione in quanto anche formazione, un po' come è nata, qual è la tua idea e dove vuoi arrivare. H formazione è nata da un'idea di H, no? di Pierre Villepré, dello stage Le Plaisirs du Mouvement di Pierre Villepré, importato in Italia ancora una decina d'anni fa da Sergio Amaglio e Alessandro Gerardi. E poi sono entrato io 2 anni fa e ho formato H formazione. Ho detto, ma perché non facciamo una scuola di formazione anche in Italia? Ci sono le competenze. Io ho 20 anni di esperienza da giocatore, 20 anni di esperienza da allenatore. E ho detto, ma perché no? E abbiamo iniziato, ho cominciato a fare dei corsi con H, stiamo girando un po' tutta Italia adesso. Questi corsi poi sono diventati non solo dei corsi di formazione, ma poi ho aggiunto nel mio staff delle persone che cosa fanno? Che lavorano sulle abilità di base. E dunque c'è uno staff che 5 avanti e 5 tre quarti, di cui 5 ex internazionali, e lavoriamo sulla cultura proprio del dettaglio, curare il dettaglio, per dare cosa? Per dare i fattori chiave, cose così indispensabili per acquisire il movimento, no? Per imparare a giocare bisogna avere in mano, bisogna conoscere i fattori chiave in sostanza, conoscere bene le abilità di base. Noi ci dedichiamo a questo, lavoriamo sulle abilità di base. Questo è un po' il quadro di quello che loro già fanno. Noi come NPR cercheremo semplicemente di aiutare nel dare ancora più visibilità a questo progetto, che secondo me, come referente in questo caso di NPR, è una cosa fondamentale, che arrivi a più persone possibili, perché solo lavorando sul particolare, sulla base, dall'inizio, quindi anche dai bambini, si può costruire qualcosa di concreto. E visto che io faccio giornalista di mestiere, mai come in questo momento il rugby italiano ha bisogno di figure come quella di Sergio per poter riprendere a crescere. Questa è una buttolia, una mia riflessione personale. Sì, abbiamo bisogno di confronto, di confrontarci. Esatto. Posso dire una cosa? H non lavora solo sulle abilità di base, lavora sulla metodologia e dunque anche sulla relazione. No, abbiamo dei psicopedagogisti che lavorano con noi, che ci aiutano un po' a capire come relazionarsi con i bambini e con gli adulti, perché secondo me questa è una pecca molto italiana, quella di usare uno stile autoritario. Noi abbiamo bisogno, secondo me, di usare uno stile cooperativo e dunque di insegnare attraverso delle proposte educative e anche come dare un messaggio, come insegnare regole attraverso un messaggio soft, non duro, ma soft. Quindi
detto tutto lui, io ormai posso lasciargli lo spazio, perché così deve essere per il futuro. Noi seguiremo, diciamo, Sergio un po' nei suoi interventi nelle varie società del Veneto, quando ci farà degli interventi con i Doge, proveremo a dare una quadratura, insomma, per far capire dove si va a lavorare, dove bisogna lavorare a livello di tecnico, a livello di preparazione e tutto quanto. Cercheremo di dare il più spazio possibile, oltre a questa rubrica che terrà video, in cui cercheremo di dare un po' il quadro. Chiaramente tutto poi lo si può trovare sul sito di Acca Formazione e sul sito di Sergio Zorzi, già ce n'è di materiale, ve l'assicuro, io che sono andato a spulciare, a guardare, ad osservare, a guardare, ce n'è veramente tanto. Ma troverete anche una rubrica fissa su NPR dove Sergio andrà a approfondire quello che vorrà. Non abbiamo posto limiti alle tue volontà, quindi qualsiasi cosa ci sarà, potete trovare una rubrica fissa, a cominciare dal nuovo anno. Certo, ci sarà un approfondimento, ci sarà uno spazio suo, e ci sarà anche un approfondimento cartaceo suo, ovviamente, che è il giornale cartaceo che noi produciamo, che manderemo nelle varie clubhouse del Triveneto. Per il momento ci spingiamo fino a Brescia, però ci sarà un po' di cose di cui parlare. Intanto, Sergio, ti ringrazio per la disponibilità. Grazie. Se vuoi avere... Chiudo con una cosa, non l'ho detta prima, ma è molto importante. Noi lavoriamo con Pier Vincenzo, che tutti quanti bene conoscono, no? Ma chiudo con questa frase qua che Pier me l'ha detta quando giocavo, no? Solo gli umili danno spettacolo. Ebbene, diamo spettacolo. Grazie a tutti.